adesso un articolo dedicato a Laura Molina, la corteggiatrice milanese di Gianmarco Valenza. Diciamo solamente del tronista di Latina, in quanto la stessa si è dichiarata subito lì unicamente per Gianmarco Valenza e quindi insomma ci sembra chiaro che non abbia preso in assoluta considerazione l'altro tronista Amedeo Barbato, nonostante il napoletano abbia 28 anni e il tronista di Latina solo 24. Nella vita, come vi abbiamo già raccontato nella sua scheda personale di Laura Molina, lei è organizzatrice di eventi e serate, anche in discoteca. Ricorderete sicuramente la forte polemica con il tronista Amedeo Barbato e Tina Cipollari, che invece di fatto erano di parere contrario. In particolare, secondo Tina Cipollari lavorava come ragazza immagine. Ma non è questa la verità. Laura Molina ha però avuto pesanti scontri proprio con Gianmarco Valenza a causa del fatto che lui si è troppo sbilanciato secondo lei con le altre corteggiatrici, in particolare modo con Loretta Graziani. Sicuramente avete visto tutto in puntata. Ma nella prossima puntata, che ancora dobbiamo vedere Gianmarco Valenza su esplicita domanda di Maria, rileggi ultime anticipazioni di Uomini e Donne, ha ribadito che per lui al momento la favorita è Laura Molina, insomma le altre dovranno recuperare se lo vogliono, diciamo che questo non lo ha detto in puntata, ma è grosso modo il messaggio esplicito. E come ha preso questa dichiarazione la stessa corteggiatrice milanese? Beh, direi sicuramente molto bene, a tal punto che dopo qualche minuto la fine della trasmissione ha scritto su Instagram: autoritratto di Laura in esterna. Stanca ma felice. Insomma, ci pare evidente che questa volta sia andata bene, anche se rileggendo tutte le anticipazioni insomma sembra che ci sia stato fra di loro qualche scontro anche abbastanza piccantello. Beh, a questo punto io non so come la vediate voi, ma inizio ad essere veramente molto curiosa di vedere la puntata, che lo ricordi. Ma non solo, infatti in questi gironi Andrea Cerioli hanno proprio festeggiato il primo giorno da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, e insomma dal messaggio che ha scritto su Instagram ci sembra evidente che né lui e ovviamente nemmeno lei rinnegano nulla di quanto hanno fatto in questo anno.